Bastone, ha recentemente pubblicato per la collana Hip Hop, collana che lui dirige, per l'editore Excelsior 1881, il libro Ai Duci. Allora Tommaso, da cosa nasce l'idea di fare un romanzo che è un romanzo rumeno e mediatico? Parlaci della doppia natura. Nasce dal fatto che mi è stato chiesto da Film TV, che è una rivista di cinema, quindi volevo parlare di qualcosa che fosse legato al mondo della comunicazione, però al tempo stesso volevo raccontare la vera storia di questi miei vicini di casa rumeni, che li hanno passati un po' di tutti i colori. Io ho esagerato, ho romanzato un po', però alla fine è successo veramente questo, cioè sono stati sfrattati perché insomma cercavano di vivere un po' troppo all'occidentale, cercavano di superarci a destra nei consumi e si sono trovati quindi molto male, senza la possibilità di far fronte a tutti questi impegni finanziari. Ecco, l'idea è nata da lì. Da cosa nasce la struttura di questo romanzo, che ha una struttura un po' particolare, quanto, come tu dici nella prefazione da te fatta, è il primo romanzo parametrico? Quindi parlaci di questo stile, cos'è lo stile parametrico? Lo stile parametrico è uno stile che va adesso in architettura, che rinuncia alle solite formule, quelle che derivano ancora dall'architettura classica, Vitruvio, pensa un po' a Vitruvio, quindi sai, le colonne, la trabeazione, e si sviluppa invece per bolle ed è molto ispirata alla spontaneità della natura. Per cui magari dal modo in cui una rosa sboccia, loro trovano l'ispirazione per creare un padiglione. E quindi ho cercato di fare una cosa del genere, e non so se ci sono riuscito in letteratura, evitando la solita narrazione lineare o al massimo alternata con i flashback, e scegliendo invece di procedere a bolle, per cui si passa da un momento, si torna indietro di un anno, si va avanti di due, poi si torna indietro molto nel passato, nel 77, si va avanti in un futuro improbabile fra 30 anni, e l'importante è non procedere in maniera ordinata. Per me ogni libro deve avere comunque qualcosa di particolare, usiamo il termine sperimentale, ma deve avere qualcosa che lo contraddistingue, altrimenti sono veramente storie già banali. Se le racconti anche con uno stile banale, ti addormenti dopo due capitoli. È un libro che parla di integrazione, ma parla di integrazione in un modo particolare, se vogliamo. Qual è lo strumento di integrazione che utilizzano appunto il Petresco, questa famiglia protagonista del libro, per cercare appunto di integrarsi, di diventare, di essere allo stesso livello degli italiani? Usano quello che usano la totalità degli ospiti, come li chiamano i tedeschi, li chiamavano lavoratori e ospiti. Noi li chiamiamo clandestini, extracomunitari. Poi i rumeni non sono più clandestini, non sono più extracomunitari, quindi bisogna chiamarli cittadini stranieri residenti in Italia. Ossia, cercano di raggiungere la integrazione attraverso i consumi, cercano di consumare quanto noi. Se noi abbiamo, tutti noi abbiamo due digitali, tre cellulari, loro, almeno i Petrescu, cercano di avere di più, quattro cellulari, 32 digitali e così via, perché comunque pensavano che l'Occidente fosse quello, ma d'altronde anche noi crediamo, molti di noi credono che l'Occidente sia quello, cioè non ricordiamo più quello che c'è stato come storia. Cioè, quanta gente sa parlarti della storia dell'arte dell'Occidente? Nessuno, anche se poi affollano le città d'arte nei weekend e fanno la fila per vedere Caravaggio. Però se tu dici, scusi, ma Caravaggio dov'è nato? Non te lo sanno dire, non lo sanno neanche gli storici. Adesso pare che sia nato proprio qua in zona, siamo in zona centro. Molti pensavano fosse invece proprio di Caravaggio. E il Petrescu, appunto, come tanti, cercano di integrarsi in questo modo. E sono reali, invece gli irreali sono sempre quelli che vanno in giro a comando con i camicioni colorati e le zucche secche che suonano per simulare un attaccamento a una realtà da cui in realtà sono fuggiti. I Petrescu sono ispirati ai tuoi vicini di casa, che tu hai avuto, con cui hai convissuto. Quanto c'è di vero in questi personaggi e quanto c'è di inventato, di romanzato? Nel Petrescu è quasi tutto vero. Ho romanzato molto il padrone di casa e l'ho fatta molto cattiva, lo è anche in realtà, però l'ho invecchiata, ho cambiato un po' i personaggi. Alcune vicende sono reali e un po' esagerate, perché quando scrivi devi comunque esagerare, soprattutto uno stile un po' grottesco come questo,
però alla fine loro che hanno letto il libro si sono riconosciuti anche un po' commossi.